Ragazzi, buongiorno. Oggi puliamo il bagno. Il WC che ha delle macchie gialle, spero che se ne vadano, ma mi sa che non se ne vanno. L'asse lo devo cambiare, lo so già, perché sono mesi e mesi che lo pulisco, giorni, tutti i giorni lo pulisco, non basta mai. Che palle, questo titolo, questo vlog sarà vlog pulizie o video di pulizie, non basta mai, tutte le pulizie che faccio non bastano mai. Laviamo il bagno, la lavatrice di nuovo, l'oblò, devo pulire il dentro della lavatrice, le guarnizioni e voglio pulire il WC. Veloce, veloce, con pochissimi prodotti. Agitare il flacone, svitare il tappo, versare una piccola quantità di prodotto su una spugna, lavare la vaschetta del detersivo e passare le guarnizioni in gomma. Eseguire un ciclo di lavaggio a vuoto a 60 gradi. Dopo il lavaggio a vuoto, rimuovere con una spugna eventuali residui di sporco dalla guarnizione nel cestello e dall'oblò. Usare almeno una volta al mese un flacone uguale un utilizzo. Questo qui lo metterei tutto nell'oblò e nella guarnizione della lavatrice, ok? Lo agitiamo e lo passo tutto dentro, lì dentro lo blò, e poi faccio un lavaggio a 60 gradi, c'è scritto. Allora, ok, è finita, 60 gradi, e la lavatrice è pulita dentro e fuori. Guardate com'è lucida, io la vedo pulita, bagnata ma pulita, magari un bagno in microfibra e asciugo tutto. Qui c'è un po' di nero, come si toglie sto nero? Va via, ah, con la spugna. E io la spugna non ce l'ho, però magari prendo quella nera. Ecco, si toglie il nero, vedi che si toglie? Se gratto un po' si toglie, vado a prendere una spugna. Avevano ragione, dopo il lavaggio a 60 gradi prendere la spugna e togliere i residui. C'è anche scritto di mettere l'aceto di vino bianco sulla carta assorbente e metterlo intorno alla guarnizione della lavatrice, lasciarlo lì e poi pulire il resto della lavatrice. Forse senza fare i video viene meglio. Pulire viene meglio senza fare i video. La lavatrice è abbastanza pulita, quando avrò i stuzzicadenti passerò negli angoli sottili, piccoli, di buchi piccoli, tipo quello lì, che con gli stuzzicadenti quello lì viene pulito. Non so perché gialla, sta gomma della lavatrice va cambiata. L'oblò anche qui ha delle parti che non si tolgono. Devo provare con quel detergente del Lidl, perché non è polvere. O è rame anche questo, ma non va via. Devo provare. Ma cosa lavate voi l'oblò della lavatrice? Dappertutto lasciavo macchie di smalto io anni fa. Comunque pulita. Magari provo con lo sgrassatore, ma secondo me non vengono via. Anche qui ci sono delle macchie che non vanno via. Come le togli queste macchie? Da dentro bisognerebbe smontarlo l'oblò. Come faccio a smontarlo? Non so mica se posso smontarlo. Non credo che posso smontarlo l'oblò. Ok, dentro è pulita, guarda che bello. Lucida, bellissima. Fanno vedere che usano per pulire il dentro o la candeggina ace liquida, mettono un tappo a vuoto in lavatrice. E puliscono anche la guarnizione con l'ace candeggina spray mousse o con l'ace delicata, la candeggina liquida, oppure con il detergente brillantante, forse del Double Five del Lidl, quello blu che avevo già comprato una volta, anticalcare. Devo provarlo di nuovo. L'attrice perde tutti i pezzi come i mobili in cucina. Visto così sembra pulito, ma lì anche c'è delle parti di rame come la lavatrice che non vengono più pulite neanche se gratti. Voi come lo pulite là in fondo? Lasciamo agire, speriamo che funzioni. Adesso è pulito. Qua serve lo stuzzicadenti. Io lo smonto questo cassettino qui, perché qua in mezzo ci sono delle parti nere che vanno tolte con lo stuzzicadenti. Palle, madonna, io se tocco i capelli con le mani che sanno di candeggina, anche se lo lavate, perdo i capelli anche per colpa della candeggina. Bene. In casa d'altri dove non hanno la muffa è tutto perfetto, tutto pulito. A casa mia invece è tutto sporco, cioè tutto no, ma la lavatrice, il cassettino non è pulito come in casa d'altri. Sembra che sono io che non sono capace a pulire, o che non pulisco abbastanza, o che pulisco male, o che non pulisco proprio, ma io faccio il mio meglio per pulire, non basta mai. Scusate, ragazzi. Non so neanche perché faccio sti video di pulizie. Me li richiedete, ma poi mi sento in colpa perché vedo le case degli altri perfette, super pulite, meravigliose, e la mia casa fa schifo in confronto agli altri. Non devo fare i confronti con gli altri, però stando su YouTube faccio i confronti per forza. Se non avessi la muffa, secondo me sarebbe tutto più pulito. Voi cosa usate per pulire il water, per pulire il bagno, per pulire la lavatrice? Fatemi sapere, commentate se vi piacciono questi video. Ho paura a caricarli questi video, soprattutto questo video, che mi criticano tutti. Anche qua, guarda, questo bidet ha sempre delle macchie, a parte quella macchia lì che è rame, quella lì sopra, ha sempre delle macchie, io gli spruzzo di tutto e di più, poi perde anche acqua sto bidet, non si chiude bene, in qualsiasi altra casa non c'è tutto sto sporco. Spruzzato la candeggina, lascio agire, vediamo se si tolgono queste macchie. Fa tutto schifo, io pulisco, pulisco, ma tanto non basta mai.
Faccio il mio bel mazzo, mi faccio un bel mazzo a pulire sta casa. Veramente sto pensando che non è solo colpa mia che sta casa non è mai pulita, nei dettagli non è perfetta. Perché con la candeggina dovrebbe essere tutto pulito, perfetto, invece la polvere sui mobili ogni giorno. Cioè forse non è solo colpa mia se non è tutto pulito alla perfezione. Vabbè che la perfezione non esiste in casa di nessuno, anche i capelli da lavare di nuovo. Però forse non è del tutto colpa mia. La casa in affitto già aveva i difetti prima che entrassi io. Quindi, cioè, non è solo colpa mia se non viene tutto pulito come voglio. Non lo so. Io mi do sempre la colpa di tutto. Sembra sempre per gli altri che non mi conoscono che sono io che non pulisco, che sono io che vivo nello sporco, che sono io che lascio sporco perché mi piace vivere nello sporco. Ma io cerco di pulire, ma l'ho già detto 40 volte, non basta mai. Ho passato la candeggina qua. Dentro la guarnizione qui, che è rimasta un pochino gialla, adesso col flash vi faccio vedere, dentro è tutto pulito e queste macchie che c'erano qui se ne sono andate. Allora, vedete? Ho passato, è rimasta gialla da cambiare. Qua queste macchie si sono tolte, che bello, ah che meraviglia. C'è solo lì in fondo dove vi ho fatto vedere prima, nello blog ci sono delle macchie nere, non si tolgono, ma io lo blog non so come smontarlo e quindi adesso sta così. Comunque è più pulita di prima. Di come era prima, sia fuori che dentro. E nel water l'asse però ha delle parti gialle che non vanno via neanche con la candeggina. Adesso provo a grattare col panno in microfibra. Però una sporca che non pulisce. Tolgo la muffa oggi, tra un'ora c'è di nuovo. L'asse lo cambierò prima di cambiare casa, sicuro perché se no me lo fanno pagare per nuovo. Se non avete la muffa è facile pulire il water, rimane pulito. Lo pulite in fretta tutti i giorni. Io tutti i giorni lo pulisco, tutti i giorni è umido, tutti i giorni il muro bagnato, tutta la stanza fa schifo perché è più umida nel bagno di tutte le altre stanze. Poi non uso i guanti, sono stupida. Però vabbè. Aiutatemi, consigliatemi. Perché sfoca sto telefono? Che palle. Più o meno pulita, a presto.